d'accordo all'apertura delle scuole di domani? No, vi dico la verità, perché il pericolo non è passato ancora. Lei manderà i suoi figli a scuola domani? Purtroppo sì, però... Però non è d'accordo per lei ancora? Non sono d'accordo. O fare didattica mista e scegliere dai genitori se li voglio, perché il pericolo non è passato. Dell'accortezza del caso, penso che sia proprio giusto. Anche perché siamo al mese di aprile, le scuole rimane solo quest'ultimo periodo, un paio di mesi, ma in realtà è da considerare un anno verso per tutti gli studenti. Occupate per la riapertura delle scuole di domani? Sì. Quindi per lei non è giusto che riaprano le scuole? No, per me è giusto come cultura, però non lo so se è opportuno per questo fatto del contagio. Quindi ancora presto per lei. Un insegnante, quindi. Ottimo. Sono comunque contenta che si riapra. Naturalmente siamo tutti attenti, cerchiamo di attuare tutte le precauzioni del caso. Se tutti penso che collaboriamo nel modo giusto, delle cose si possano fare. Non le mando le bambine domani. Ah no. Siamo ancora un poco. Okay. Abbiamo paura. La riapertura, e secondo me non dovevano proprio chiudere. Mm. Un po' come è stato nelle altre zone d'Italia, sì, insomma. Quindi lei è d'accordo anche a questo mancato potere, al potere tolto alle regioni, di non poter più decidere. Esatto, sulla riapertura o meno. Quindi lei è d'accordo. Sono d'accordissimo. Prima o poi dovranno riaprire, anche se il rischio che chiudiamo subito c'è. Cioè... Però voi siete d'accordo, insomma, alla riapertura? Sì. Un po' dubbiosi, va? C'è il dubbio. Ancora troppi contagi. Eh sì, anche perché sembra che siano in salita, quindi sarebbe opportuno magari rimandare di qualche settimana.